Veloci, veloci, veloci. Una serie di gruppi antagonisti ai due Beatles e Rolling Stones. Uno dei più importanti, gli Animals, che si ricollegavano anche loro allo stile blues e rhythm and blues, guidati da Eric Burdon, che è tuttora con noi e che vive in Grecia e so che ci ascolta, e gli dedichiamo anche il prossimo brano. Il prossimo brano è intitolato It's My Life ed è degli Animals. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, they always to make certain things pay. Though I'm dressed in these rags, I'll wear sable someday. Protagonisti poi gli Animals anche della conversione al periodo psichedelico con dei bellissimi dischi a cavallo tra gli anni 60 e i 70. Un altro gruppo di sfasciatutto, quello dei fratelli Davis, che si impose all'inizio della loro carriera proprio con chitarre al massimo del volume, esibizioni al limite, tant'è che furono addirittura bannati dalla tournée negli Stati Uniti a causa di alcune intemperanze manifestate durante appunto una tournée. Se pensiamo poi al tipo di musica che avrebbe prodotto in seguito, alle ballate di Ray Davis incantevoli, la cosa ci viene anche un po' difficile, però è testimoniata da questo album dal vivo del 1967, registrato in Scozia e pubblicato come Live at Kelvin Hall. Yeah.
La regia mi dice che forse non ho detto che si trattava dei Kinks, ma penso che il solo ascolto vi avrà fatto capire che lo erano. Negli